di questo comitato federale che non è fortunato nella logistica per vari motivi. Insomma, ieri c'era lo sciopero dei treni per chi programmava di venire ieri. Oggi ci sono per esempio dei lavori sulla Roma-Firenze, lo dico anche per chi tornerà questa sera, che producono dei tempi di percorrenza previsti, programmati maggiori di mezz'ora, per cui i treni che di solito ci mettevano 1 ora e mezzo da Firenze ci mettono 2 ore, e quindi chiaramente questo impatta su tutto il tragitto, poi anche più a nord. È ridotto il numero dei treni. Abbiamo una sfortunata coincidenza con il congresso della Gioventù Federalista, che quindi fa sì che i giovani naturalmente sono in quella sede. È una coincidenza sfortunata, ma che, lo voglio ricordare anche per tutti voi, così come l'ho ricordato ai giovani nel messaggio che gli ho mandato al congresso, che è motivata dallo spostamento a suo tempo del congresso del WEF. Noi avremmo dovuto avere il nostro comitato federale la settimana scorsa, mentre invece per motivi che riguardano la crisi del WEF, eccetera, il congresso del WEF originariamente previsto per ottobre è stato spostato a novembre, e purtroppo nella data della settimana scorsa in cui noi abbiamo previsto il Comitato Federale. Quindi non c'è nessun intento, come dire, di dare poca importanza al congresso della GFE, assolutamente, semplicemente il fatto che se noi andavamo oltre, il prossimo weekend c'è il ponte dell'8 dicembre, poi siamo vicini a Natale, insomma non si poteva fare se non in questa data. E a questo si sono aggiunti, oltre alle questioni dei treni che dicevo, anche il guasto del treno che Pier Giorgio Grossi ricordava prima, come sono andate le cose tra lui e Nicola Vallinoto, cioè il guasto del treno tra Principe, Nicola c'era appena salito, e Brignole, e che praticamente già lì, appena partito, già c'era il guasto del treno, il che ha comportato la impossibilità per alcuni amici di essere con noi, e per altri comporta il fatto che arriveranno comunque molto tardi. Così siamo, queste sono le condizioni. Tra l'altro, proprio la questione dei treni costringe anche me, ha costretto anche me a prenotare un treno più presto, perché quelli giusti non c'erano, e così via. Quindi cercheremo di essere, come dire, attenti anche a questo aspetto degli orari, in modo da condurre il nostro dibattito per il meglio. Io intanto vorrei scusare le persone che ci hanno fatto pervenire, che sono un certo numero, che ci hanno fatto pervenire appunto le loro scuse di mancata partecipazione. Spero di ricordarli tutti. Sono Matteo Roncarà, Giulia Rossolillo, Antonio Longo, vittima della questione dello sciopero di ieri, che hanno cancellato il treno, Domenico Moro, la stessa cosa, Anna Perri, Federico Butti, Cardoli, giusto? Sì. Cardovi. Scardoli, scusi. Francesco Cui, Davide Negri, Maria Caria, Antonio Padoa-Schioppa, Marco Laganà, Cristina, mi sembra, Maranesi, Luca Lionello e Moretti, non mi Laura ricordo, Laura Moretti. Moretti, e poi Roberto Susta, Simona Ciullo, che mi ha scritto stamattina, e anche Roberto Poi c'è Castaldi. Bruno Giovanni, Mario Andri, Sofrizi, un po' di gente che Ce ne sono altri che sono comunque collegati. Anche Castaldi mi ha scritto, ma lo sapevo perché era il compleanno dei 50 anni, sua moglie avrebbe rischiato, diciamo, di più in questo caso a venire a Roma che a stare a casa. E quindi queste sono più o meno le assenze. Io introdurrò brevemente il dibattito perché ho anche piacere, se a valle insomma, delle ultime settimane piuttosto convulse anche dal punto di vista politico, insomma, per le cose che riguardano l'Europa, di dare tempo, insomma, al nostro dibattito insieme. Però ovviamente non mi voglio esimere dal contestualizzare un po' la situazione in cui ci troviamo, che mentre il mondo è in fiamme, diciamo, per semplificare, no? Visto che come dire, abbiamo ormai più di una guerra che è di fatto in corso. Avete visto anche le recentissime questioni che riguardano la situazione tra Israele e Palestina, come anche il tentativo di una tregua venga, non sappiamo quanto abilmente o quanto casualmente, boicottato dagli eventi che poi si verificano. Sappiamo quanto ci sia una regia dietro, quanto ci siano libere iniziative. Ovviamente io non mi permetto di dirlo, dico solo che siamo in un contesto di una fragilità tale rispetto alla possibilità di perseguire un percorso di pacificazione
che veramente fa pensare che non ci si farà. Almeno questo è il momento nel quale ci troviamo a discutere. E in tutto questo momento avviene un fatto che dal punto di vista dei federalisti è difficile non definire comunque storico. Io voglio prendermela questa responsabilità, almeno qui, perché alcuni hanno parlato di un voto storico del Parlamento europeo, altri hanno preferito ridimensionarlo, e notarne tutti i limiti che pure ci sono. Io però, vorrei rafforzare un pochino, e non solo per darci un po' di coraggio, ma anche perché, mi sembra che corrisponda al dato di realtà, il fatto che il voto in plenaria del Parlamento europeo del 22 novembre sia comunque un fatto storico per il Parlamento europeo e per, in generale, per le speranze che il processo di unificazione europea sia ancora vivo, e che gli europei, diciamo, ancora battano un colpo, insomma. Ecco, perché dico questo? Perché per il fatto che tutti noi sappiamo ben riconoscere, e cioè che era dai tempi, di Altiero Spinelli, che il Parlamento europeo da solo non prendeva un'iniziativa in qualche modo coraggiosa, lo possiamo dire, e che questo coraggio, oltretutto, in questo caso, non solo sia venuto dalla spinta dei tempi, non sto a dire tutte le cose che convergono in una direzione di obbligo di fare dei passi avanti per l'attuale Unione Europea, non lo sto a dire perché ovviamente ben li conosciamo, ma anche dal fatto che questa volta la spinta viene anche dalle persone. Viene dai cittadini, viene dal fatto che il Parlamento europeo ha preso sul serio i risultati della conferenza sul futuro dell'Europa, nella quale i cittadini europei hanno espresso le istanze nella direzione, di, proseguire verso il processo di federazione. E il Parlamento europeo in questo ha fatto un'operazione che a caldo era più, facile da pensare, e cioè di cavalcare subito questo patto e di presentare al Consiglio subito una richiesta nella direzione della convocazione di una convenzione per la riforma dei trattati. Ma quello che è stato veramente, difficile, che non era facile prevedere, era che a valle del fatto che il Consiglio si è defilato, ha rimandato la palla al Parlamento nell'autunno scorso, il Parlamento europeo abbia avuto il coraggio, la fermezza, la determinazione, la lungimiranza di mettere in campo un progetto, di, riforma dei trattati, che aveva, contenuti completamente federalisti. Questo è quello che è avvenuto nella Commissione Affari Costituzionali, e il voto della Commissione è avvenuto poco prima del nostro congresso di Pisa, tra l'altro a grande maggioranza, con le famiglie politiche del Parlamento europeo, principali, tutte a favore, insomma, lasciava ben sperare, assolutamente. Il voto in plenaria ha prodotto cose diverse, e proviamo a vedere insieme qualche piccola questione, poi dopo la approfondirà Luisa e la approfondirete voi nel dibattito. La prima questione è che abbiamo avuto, diciamo, un annacquamento del progetto previsto dall'arco in alcuni settori importanti, un annacquamento, ma non un annegamento, se mi permettete il paragone. Sono degli aspetti dentro il progetto che è stato approvato in plenaria che consentono di tenere completamente aperta la battaglia federalista, chiamiamola così. È completamente aperta la possibilità di, convocare una convenzione per la riforma dei trattati, è completamente aperta la battaglia politica che dentro la convenzione si potrà realizzare tra coloro che vogliono fare passi avanti più rilevanti e coloro che invece, diciamo, hanno molta più cautela, per usare un eufemismo, in questa direzione. Quindi questa partita non è chiusa, è una partita aperta, e apro e chiudo brevissimamente una parentesi sul congresso dell'UEF. Certamente i parlamentari europei che sono stati presenti, che hanno partecipato al congresso dell'UEF, e in particolare il nostro nuovo presidente Domenech Devesa, manifestano anche un certo ottimismo relativamente al fatto che questa battaglia la si possa giocare, non necessariamente vincere, ma la si possa giocare. La valutazione sull'annacquamento, purtroppo va collegata con il fatto che anche il voto è stato un voto nelle sue dimensioni, diciamo, non soddisfacente, nel senso che c'è stata una maggioranza risicata. Chiaramente una maggioranza risicata, l'avremmo accettata più facilmente se il progetto fosse stato tout court quello dell'arco, ci sta bene. Una maggioranza risicata con un progetto annacquato, ecco, le due cose, no? Magari una maggioranza più ampia con un progetto annacquato poteva andare, insomma, delle varie opzioni possibili si è verificata quella meno buona, ovvero maggioranza risicata sul progetto annacquato.
però è importante vedere come si è realizzata questa maggioranza risicata, che intanto è stata una maggioranza. Quindi, come qualcuno ci ha ricordato al congresso, mi sembra Raffaele De Luca ha detto una battuta al congresso dell'UEFA, ha detto, vabbè, ma insomma, in Parlamento le cose funzionano in maniera binaria, insomma, ci sono le cose che passano e le cose che non passano. E questa è passata, insomma, quindi questo, intanto prendiamo atto di questa cosa. La maggioranza utile c'è stata. E poi se andiamo a vedere come si è realizzata e quali sono quindi le ragioni per cui è stata così risicata, dobbiamo considerare almeno alcuni aspetti, poi altri, senz'altro alcuni di voi avranno notato anche altre cose, però le cose che mi sembrano più evidenti sono che molti parlamentari europei hanno votato più seguendo l'indicazione dei propri governi rispetto a quella dell'indicazione della propria famiglia politica. E questa questione, diciamo, una questione è questa, poi ci l'approfondisco un attimo. La seconda questione è stata quella che forse in questo testo c'era troppa roba. Domenech De Vesa mi diceva, sai, perché poi per riuscire a trovare, diciamo, convergenze, eccetera, magari abbiamo messo tante cose che non erano, come dire, strutturali, no? Rispetto alla questione relativa alla necessità di riforma dei trattati. Hanno messo politiche di valore, hanno messo aspetti così per diciamo, accontentare un pochino tanti. Questo però è stato un elemento che probabilmente è stato poi divisivo nel momento del voto. Può darsi che anche questo abbia inciso in qualche modo. Torno però sulla questione della, diciamo, maggiore adesione a un'indicazione governativa piuttosto che a quella della propria famiglia politica di appartenenza. Perché in questo caso forse una delle cose che può darsi avrebbe avuto un esito diverso sarebbe stata una socializzazione maggiore del lavoro che è stato fatto in atto, no? Mentre invece, come sapete, la scelta dei parlamentari coinvolti in atto su questa cosa è stata quella di lavorare molto sotto traccia. Cioè la cosa che temevano è che se fosse stato data troppa risonanza al progetto, i governi avversi avrebbero lavorato per non crearla nemmeno la maggioranza possibile in sede plenaria. Qualcun altro invece sostiene che se fosse stata fatta questa scelta, forse la possibilità dei parlamentari del Parlamento europeo di avere più consapevolezza nel momento del voto e quindi sentire di più l'appartenenza alle proprie forze politiche avrebbe potuto dare un esito diverso. Io mi permetto di essere un pochino più cinico e dire semplicemente che, essendoci le elezioni europee tra pochi mesi, probabilmente i parlamentari europei hanno, credo, quelli che almeno vogliono continuare ad essere parlamentari europei anche con le prossime elezioni, abbiano seguito quella che è la linea che gli permetteva, che indovinavano fosse quella più buona per restare in lizza per essere eletti al prossimo Parlamento. Ma magari mi sbaglio e magari questa è semplicemente una mia, diciamo, ipotesi troppo cinica. Però, insomma, io credo che ci può stare anche questo. Tant'è che ci sono state anche tante assenze dal voto e tante astensioni che forse giustificano anche delle difficoltà a prendere una posizione di un certo tipo, anche se idealmente magari invece ci poteva essere un accordo. Non lo so, il fatto con il quale ci confrontiamo è il dato sul quale dobbiamo lavorare. E quindi la strada che abbiamo davanti a valle di questo voto e anche le azioni che dovremo mettere in campo, che dovremo cercare di mettere in campo, sono chiaramente la prospettiva di una conquista di una maggioranza di governi che sia favorevole alla convocazione di una convenzione, ne servono 14 e in questo momento è tutto da vedere se questa maggioranza ci sarà. E nel campo nostro, quindi come Movimento Federalista Europeo in Italia, certamente quello che dobbiamo cercare di fare è che il nostro governo non si opponga a questa apertura, a questa strada. Voi sapete che rispetto all'Italia, nel Parlamento europeo c'è stato un voto complessivamente, diciamo, a favore da parte delle opposizioni di governo e c'è stato un voto che ha spaccato la maggioranza di governo, nel senso che Forza Italia ha votato a favore del progetto, con l'eccezione di due parlamentari, non mi ricordo, uno Martuscello sicuramente, l'altro non mi ricordo, Salini, Salini, che è l'altro federalista. è. Appunto, che è federalista comunque, ma che ha votato contro. E poi hanno votato contro invece la Lega e Fratelli d'Italia, che peraltro fanno parte di forze politiche che a livello europeo si sono espresse contro.
Poi se voi guardate la scomposizione, diciamo, avete anche visto che c'è stata una compattezza, per esempio, attorno all'area dei Verdi, che hanno votato prevalentemente, o forse tutti, addirittura a favore, non parlo dell'Italia, in questo caso dell'Europa, dei socialisti, sicuramente una grande maggioranza, non completa, ma una grande maggioranza, mentre invece il Partito Popolare a livello europeo si è decisamente diviso. Però Forza Italia, rispetto al nostro argomento dell'azione interna, ha votato invece a favore. Allora, che cosa dobbiamo cercare di fare? In un tempo che sembrava brevissimo, forse adesso si allunga un poco perché, come sapete, la tempistica poteva essere persino che ci fosse. Allora, il Parlamento europeo diciamo, è stato immediato il passaggio al Consiglio del voto del Parlamento europeo. Devesa mi diceva che nel giro di 24 ore è stato trasmesso il testo approvato in 24 lingue al Consiglio. E anche questo è stato il frutto di una azione preparata perché non ci fossero lungaggini come ci erano state a valle della conferenza sul futuro dell'Europa. C'era voluto un mese prima che il Consiglio acquisisse il voto parlamentare in quel caso, quindi proprio alla fine della presidenza Macron. Quindi in questo caso sono stati molto tempestivi, però naturalmente al Consiglio europeo di metà dicembre l'ordine del giorno era già previsto, si pensava che potesse entrare in discussione il tema del voto del Parlamento europeo sul punto all'ordine del giorno relativo all'allargamento, come cosa collegata, e pur senza dover arrivare ad un voto, a una decisione nel Consiglio di dicembre, l'auspicio era che il Consiglio di dicembre almeno concludesse con un riferimento alla necessità di tener conto del voto del Parlamento europeo in merito alle decisioni sul futuro, sul prossimo consiglio, insomma, quello della primavera prossima. Questo non avverrà perché il testo verrà preso in esame dal Consiglio a valle del Consiglio europeo che si tiene a metà dicembre, il 18 se non sbaglio, insomma, sembra che la scadenza sia quella, per cui la cosa verrà rimandata a marzo. Ora, su questo, anche qui le valutazioni sono diverse, anche tra i federalisti, io ve lo dico sinceramente, avrei preferito che andassero le cose così come Domenech me le aveva, diciamo, ipotizzate. Tuttavia, è chiaro che a marzo saremo a pochissimi mesi dalle elezioni europee e se questa cosa sarà all'attenzione avrà anche un minimo di riscontro dal punto di vista pubblico. E sicuramente sarà un pochino più difficile ostacolare una cosa che viene dal Parlamento, che rappresenta i cittadini, che andiamo a eleggere per la decima volta, tra l'altro c'è anche questo anniversario, per la decima volta a suffragio universale diretto, quando siamo proprio vicini alle elezioni europee. Non lo so se questo inciderà, su quanti paesi potrà incidere, non ho idea nemmeno di questo. Quel che è certo è che, tornando alla cosa che noi dobbiamo cercare di ottenere in Italia, è quella che il nostro Parlamento voti una risoluzione che impegni il governo in una direzione. Per ottenere questa cosa è chiaro che noi dobbiamo, come dire, ottenere che ci sia una parte della maggioranza che sia favorevole a questa cosa, ovvero che Forza Italia esca un pochino dal guscio su questa materia e possa esprimersi dichiaratamente a favore. Insieme a Forza Italia e l'opposizione, l'ordine del giorno, in questo senso, potrebbe trovare una maggioranza parlamentare. Non è un lavoro facile, noi abbiamo cominciato a pensarci in questi giorni prima del Comitato federale e anche a vedere quali possono essere i canali attraverso i quali riuscire a fare questa operazione, un po' di lobby, se volete, di contatto con Forza Italia. E non è facile, insomma, è un'operazione complessa, però ci dobbiamo provare. Questo significa anche che ovviamente tutte le sezioni del movimento che hanno contatti locali con i parlamentari locali, eccetera, hanno da lavorare in questo senso, perché voi capite, ora lasciatemi dire questo, se io fossi all'opposizione su questa cosa incazzerei il governo tutti i giorni, se io fossi all'opposizione. Io sono invece il presidente del Movimento Federalista e non devo incalzare il governo su questa cosa, devo trovare le adesioni al progetto che ci interessa anche nell'area di governo, insomma, no? Però, insomma, io approfitterei molto di questa situazione.
pensando all'Europa come una cosa importante, se fossi all'opposizione cercherei di mettere in difficoltà il governo su questa cosa. Quindi un pochino, ecco, si delinea questo tipo di strada, quella che almeno in Italia il Parlamento possa andare in questa direzione. È chiaro che è una battaglia che va fatta in tutta Europa. Ci sono governi già più, diciamo, favorevoli, come per esempio quello spagnolo, sicuramente. Ci sono governi invece che, insomma, saranno difficili da convincere. Quindi ottenere la maggioranza semplice dei 14 che convochi una convenzione non è una cosa scontata, anzi è tutta da giocare. Però è da giocare, non è perduta. In questo senso anche la prossima campagna per le elezioni europee ci aiuta, perché comunque una campagna elettorale ci sarà, di Europa si parlerà. Secondo logica, nel momento in cui le cose sono trasferite al Consiglio, si può anche come dire, cominciare a fare un battage pubblicitario attorno a questa cosa. Voi sapete che è stato sotto traccia il voto del Parlamento a livello di comunicazione anche nel nostro paese, ma in generale in Europa si è parlato anche d'altro, soprattutto d'altro, e quindi il nostro compito è quello di sostenere questo progetto. Io credo che sia chiaro, insomma, no? Cioè, non è che una volta che il Parlamento europeo lo fa ogni alcuni decenni, prende un'iniziativa che ci può portare avanti, penso che i federalisti debbano fare di tutto per sostenerla. Quindi penso che la linea, far maturare, far emergere la famosa linea di divisione spinelliana, diciamo, nel corso della prossima campagna elettorale, in qualche misura dipenda anche da noi, e abbiamo sul tappeto la proposta che viene dal Parlamento europeo. Ripeto, non la migliore delle proposte possibili, ma sicuramente la proposta che dobbiamo sostenere. In questo senso, già nel nostro dibattito prima del Comitato federale c'è stata una vivace serie di proposte che tutte mi sembrano degne assolutamente di attenzione e di approfondimento, e che dicono anche, secondo me, di una vivacità nostra e di un'intenzione dei federalisti di mettersi a lavorare su questi temi. Vediamo come si evolve la situazione e vediamo se riusciamo anche a concretizzare queste azioni facendole diventare, diciamo, patrimonio di tutti, azione di tutti. Io penso che questo sia davvero il momento di una grande, grande unità di intenti dal punto di vista dell'azione da fare, ma sono anche convinto che questo ci aiuterà poi anche a stringere sempre di più i motivi del nostro stare insieme come federalisti. Poi ciascuno di noi ha come obiettivo la federazione europea come primo passo per la federazione mondiale. Insomma, su questo ci ritroviamo tutti qua. Un brevissimo cenno al congresso dell'UEF, brevissimo, da parte mia, Luisa forse approfondirà di più. Io ho trovato comunque un buon clima. Se si pensa alle difficoltà nelle quali si dibatteva l'UEF, anche quelle finanziarie, fino a pochi mesi fa, potrei dire che c'è stata una chiara volontà di riprendere il cammino, con un'unità di intenti che va oltre il mal di pancia di alcuni, segnatamente dei tedeschi di Europa Union, che politicamente magari saranno anche un po' arrabbiati con noi, però poi alla fine sul piano del voto, sul piano del riconoscimento delle persone, eccetera, non hanno fatto mancare il loro sostegno ad una, diciamo, come posso dire, linea unitaria che è emersa sia sul piano della conduzione dell'organizzazione, sia sul piano della politica da agire. Anzi, direi che sono emerse anche interessanti aperture circa azioni pubbliche di piazza, no? Cose che in passato magari alcuni dei nostri amici nell'UEF fanno malvolentieri, invece ci sono state aperture a delle azioni più modello italiano. Secondo me Domenech De Vera è stato anche molto bravo a fare sintesi di tutto questo, anche nella sua conclusione, valorizzando le differenze positive che ci sono da una parte e dall'altra nell'UEF, e direi includendo tutti in una conduzione unitaria dell'organizzazione e della battaglia politica. Altro aspetto da non sottovalutare è che nel congresso dell'UEF hanno partecipato tanti ospiti politici che hanno dimostrato che c'è un link, un legame forte tra l'organizzazione, diciamo, più militante e la sua rappresentanza politica all'interno del Parlamento europeo e delle istituzioni. E non mi pare nemmeno questo una cosa da buttare. Inizialmente questo nel programma sacrificava un pochino il dibattito interno, ma poi per varie vicende il dibattito interno ha potuto invece svilupparsi in maniera sufficientemente articolata, e quindi penso che alla fine ci sia da essere soddisfatti dei risultati del congresso del Veneto. Tocco ancora brevissimamente e concludo anche il nostro congresso, i risultati del nostro congresso.
come sapete oggi, discuteremo dopo, ma insomma concluderemo anche la definizione degli organi, quindi la definizione della direzione nazionale e completeremo anche la segreteria nazionale. Non so se anticipo, no, non ho appunto distinto almeno quello, ne parliamo dopo, sì, mi sembra più ragionevole. Io credo che anche dal nostro congresso, con le nostre, e chiudo davvero, con le nostre, diciamo, valutazioni diverse e anche con le criticità che sono anche emerse, no? Rispetto all'attività che noi facciamo, insomma, come dire, si può sempre fare meglio e tanti dei militanti ce lo hanno fatto notare che si può fare meglio. Devo dire che guardando le cose dall'interno e diciamo, del sapere come diciamo noi due prima di tutto, ma anche chi collabora con noi più attivamente vive la propria vita personale, sapendo che almeno finora vale il discorso del militante federalista con un militante a mezzo tempo, magari averne mezzo per fare quello, ma lasciamo perdere. Insomma, devo dire che io invece sono abbastanza contento delle cose che siamo riusciti a fare e forse tenete conto che il mio mezzo tempo è come la questione del pollo e del mezzo pollo, insomma, no? Cioè, il tempo di Luisa è soprattutto il mio mezzo tempo, quindi insomma con tutto questo siamo riusciti secondo me a fare molto e quindi complessivamente la mia valutazione personale è che abbiamo ancora un'organizzazione vivace che ha voglia di lavorare con tanti giovani che non sono qui oggi perché sono al loro congresso e che saranno la nostra continuità. E quindi io credo che ci siano i presupposti per fare bene insieme nei prossimi mesi. Vi ringrazio e lascio la parola a Luisa. Buongiorno a tutti, credo che mi sentiate bene anche da casa. Io vorrei anch'io toccare alcuni dei punti, riprendere che ha detto Stefano e poi ampliare un pochino anch'io sulle varie questioni, diciamo, che in questo momento abbiamo sul tappeto. In realtà subito dopo il congresso, ma il momento è talmente vivace politicamente che ovviamente sono tante le cose comunque sempre da mettere a fuoco e su cui confrontarci. Io faccio solo un accenno e un riferimento al contesto in cui noi ci stiamo muovendo in questa fase. Non entro nell'analisi, l'abbiamo già fatto più a lungo al congresso. Ah, vorrei solo ricordarvi che dal congresso oggi ci sono state una in Europa e una nel mondo, due elezioni che ci hanno dato la maggioranza in Olanda a un tizio che si chiama Wilders e in Argentina a un tizio che si chiama Milei. Cioè, questo vi dà l'idea dell'impazzimento in cui stiamo vivendo in questa fase e dei rischi infiniti che stiamo correndo, veramente rischi esistenziali realmente in questo momento. Inutile ricordare come le due guerre stanno impattando in modo devastante, come in realtà ci sia una tenuta che appunto poi si traduce addirittura in consensi rispetto a proposte totalitarie, non neanche più autocratiche, totalitarie, disprezzo dei valori, disprezzo dei diritti. Quindi c'è sicuramente una situazione mondiale, in un momento così delicato di transizione, di cambiamento, che è veramente pericolosa. E che non possiamo nasconderci assedia anche noi, anche se assedia anche l'Europa. Ecco allora il perché di una battaglia in questo momento che non possiamo ovviamente considerare più facile o facilmente, come dire, di successo. Lo sappiamo, abbiamo visto l'analisi del voto. Parlamento europeo a cui faceva riferimento Stefano ce lo dimostra, che i nemici del cambiamento in Europa sono tanti, ci sono gli anti-europei, ci sono gli amici appunto di questa corrente che arriva a disprezzare la democrazia, che arriva ad esaltare il razzismo, che arriva a negare i diritti, ci sono i conservatori di tante colorazioni. La sinistra non ha votato, eh. Io vorrei ricordare che il buon Scholz, che è stato uno dei cinque rapporteur e che ha fatto un eccellente lavoro sulla proposta
gli emendamenti dei trattati si è trovato isolato e ha votato sostanzialmente con lui solo la sinistra greca, solo la sinistra greca. Gli altri, la sinistra ha bocciato quasi sempre, quasi ovunque questa proposta. Quindi in realtà i nemici sono da entrambi gli schieramenti. E appunto si uniscono ai conservatori democratici ma tiepidi rispetto a un cambiamento che vorrebbero, sì, rivedere un pochino i meccanismi di voto all'interno del Consiglio. Insomma, Wieland il piano B dei conservatori l'ha ben delineato al congresso. Wieland che ha votato a favore del rapporto, ma l'ha ben delineato al congresso dell'Unione. Allora, è chiaro che già vedere, come ricordava Stefano, cosa è stato tolto da quel rapporto per riuscire a trovare il consenso con i conservatori tedeschi in particolare, che hanno portato avanti le trattative, ci dà bene un po' il senso della difficoltà, e cioè hanno tolto l'elemento di trasferimento di potere più sostanziale, la capacità di bilancio. Hanno anche voluto mantenere il voto all'unanimità sulla decisione del passaggio a una difesa comune, anche se poi hanno lasciato all'interno delle proposte di emendamento che una volta passato lo scoglio dell'unanimità, poi la difesa ha effettivamente caratteristiche importanti di capacità di delinearsi come una vera e propria difesa europea. Però il punto fondamentale, hanno mantenuto tante altre cose, come ricordava, c'è questa nota poi che ha preparato Luca Lionello, importante perché ha analizzato bene nei dettagli, hanno lasciato ad esempio le proposte che spingono verso un bicameralismo, verso un maggiore controllo del Parlamento sull'esecutivo. La Commissione continua a essere l'esecutivo, ad avere meccanismi di formazione secondo queste proposte, effettivamente di natura politica. Hanno lasciato importantissimo la proposta che questo progetto di trattato entri in vigore a maggioranza e non all'unanimità, quindi cambiando, discutendo anche nel corso delle proposte di riforma dei trattati questo punto fondamentale. Però hanno tolto quello che poi era l'elemento che rendeva la Commissione e il Parlamento rispetto appunto alla Commissione, cioè dare i pieni poteri al Parlamento europeo di un Parlamento democratico e dall'altro quello di tanto io ogni tanto devo fare entrare gente e poi dare appunto quella che è una capacità reale di governo, cioè il governo delle risorse. Quindi sappiamo che c'è stata una scelta mirata anche legata alle tensioni che ci sono sempre che rimangono sotto traccia tra nord virtuoso e sud spendaccione, nonostante ormai non corrisponda più in realtà a quello che effettivamente sono le dinamiche a livello europeo. Sicuramente hanno giocato già gli umori preelettorali, la crisi della Germania sicuramente ha giocato. Comunque non possiamo nasconderci anche in questo stop di una presidenza spagnola che si diceva e che sembrava determinata a cercare di far passare subito al Consiglio europeo di dicembre la discussione e la decisione sull'apertura di una convenzione, sembra che abbia pesato molto, in particolare la Germania, chiedendo di rimandare. Tanto che, diciamo, quello che si legge è che si va dal 18 perché lì non si discuterà neanche. E la presidenza spagnola sembra che voglia garantire che arrivi subito in Consiglio europeo, il prima possibile a questo punto in Consiglio europeo, cioè a metà marzo, senza rischiare divisioni o tensioni a livello del Consiglio dell'Unione Europea. Quindi questo ci dà il senso della difficoltà e dell'opposizione che si trova alla possibilità di una profonda riforma dell'Unione Europea. E questo spiega anche perché il fatto di aver garantito che il processo che può darci la convenzione vada avanti, non sia stato fermato, e quindi il compromesso anche accettato da questa parte di popolari su alcuni punti fondanti delle proposte del Parlamento Europeo, perché la posta in gioco era far passare comunque la possibilità di aprire una convenzione,
perché la convenzione è un quadro diverso rispetto a come lo è stata la conferenza sul futuro dell'Europa, a un altro livello, con altri ovviamente livelli di sfida, però analogo il fatto che si apre il quadro, si crea un quadro in cui c'è una forte componente del Parlamento europeo e una connessione con un dibattito di natura veramente che riguarda la costituente sul futuro dell'Unione Europea, perché questo è nei fatti di fronte ai problemi che ci sono. Quindi insomma questo spiega perché questa battaglia sinceramente non ha alternative. Non ha alternative, mi permetto di dirlo, perché appunto il piano B dei conservatori, no, prima di aprire una convenzione decidiamo su quali materie il Consiglio potrà votare a maggioranza, dove togliamo il diritto di veto del Consiglio, no, questa è la più grande trappola, questa è la grande trappola. Non è il problema di come vota il Consiglio, o è una conseguenza di un cambiamento di rapporti di potere tra le istituzioni, o rimane una gestione intergovernativa che si misura come le attuali materie concorrenti gestite a livello intergovernativo, tipo la questione migratoria, cioè, ritrova esattamente gli stessi problemi, gli stessi ostacoli strutturali del fatto che è un modo di cercare di governare attraverso l'accordo tra Stati, mentre il problema che noi abbiamo è quello appunto di andare a, è il problema che sollevava Draghi, è il problema di farci Stato, è il problema di riuscire a trasferire nel modo corretto, sulla base appunto di dove meglio si governano i diversi campi e le diverse materie, andare a trasferire potere reale. Ed è chiaro, oggi Domenico ha condiviso un articolo del solito studioso che ci spiega come è poco realistico che si faccia una riforma del genere nell'Unione Europea, e poi però ci deve spiegare com'è realistico che noi sopravviviamo in questo mondo continuando a basarci sugli stati nazionali che con la loro inadeguatezza e con la loro fragilità in questo momento si trovano a gestire problemi che non sanno affrontare e non riescono neanche quindi a trovare quella spinta unitaria concordata per cooperare all'interno delle istituzioni europee in modo adeguato. Che ci sia in questo momento un riflusso all'interno dell'Unione Europea è un fatto, e che noi dobbiamo combatterlo, questo riflusso, è un altro fatto. Purtroppo è totalmente irrealistica anche la, diciamo un po', la speranza di chi considera questo tentativo che è in corso nel Parlamento europeo in qualche modo inadeguato, insufficiente, non abbastanza coraggioso, e quindi nota come queste proposte non abbastanza coraggiose trovino opposizione dei conservatori, e poi pensa che il Parlamento europeo, che tra l'altro in questa fase di reflusso, insomma, difficilmente sarà più avanti di quello appena che è in uscita in questo momento, si faccia assemblea costituente, quindi trovi un coraggio e una maggioranza così corale da sfidare, perché non hai poteri per farlo, da sfidare l'ordine costituito, chiamare alla rivolta tutti i parlamenti nazionali che esprimono governi contrari, e poi riuscire ad avere così la riforma. Purtroppo la realtà è che noi non abbiamo alternative, e non avere alternative è drammatico in questo momento, e soprattutto va guardato direttamente negli occhi. Allora, per noi rimane il che fare in questa fase, rimane il che fare. E anche qui c'è una questione preliminare nell'affrontare il che fare che vorrei... Prego Ugo, puoi accomodarti, grazie. Ma io ho fatto anche di necessità. Da nuova, non parlo. Ti volevo salutare e omaggiare. Il che fare è la questione preliminare che a volte anche ci attraversa e su cui anche discutiamo. Come valutiamo quest'Unione Europea? Che giudizio diamo, diciamo, sulla sua sul valore che questa Unione Europea ha, e quindi come vogliamo comunicare rispetto a questa Unione Europea?
Io vi dico chiaramente che credo che sia un dibattito molto fuorviato e che noi dobbiamo cercare di essere molto oggettivi in questo confronto. Da un lato è innegabile che questa Unione Europea non è né quella che noi vogliamo come federalisti, né quella che è stata pensata dai padri fondatori, perché pensavano a una federazione nel senso statuale, nel senso agli Stati Uniti d'Europa. D'altro lato è chiaro che in questa Unione Europea ci sono delle parti di quel progetto, ci sono delle parti di quella visione e si è visto subito. Sappiamo che il processo iniziato con i trattati di Roma nasce dalla sconfitta del tentativo di costruire la comunità politica e sceglie questa via tortuosa del mercato, eppure questa via tortuosa del mercato funziona perché dietro c'è un progetto politico. Quando si va nelle scuole, credo che tanti di voi l'abbiano usato come esempio, si paragona il mercato comune dei sei al tentativo dell'EFTA, cioè dell'area di libero scambio di Gran Bretagna, Danimarca e tutti gli altri paesi. Allora erano due blocchi di partenza abbastanza paragonabili e chi ha vinto non c'è storia al mercato comune europeo. Perché? Che dietro c'erano strumenti che un'area di libero scambio non ha, questi strumenti, istituzioni, un piccolo bilancio, condivisione, solidarietà, un progetto politico, c'era perché c'era dietro il progetto. Quindi questa Unione Europea, con tutte le sue storture che ci sono, però è tributaria, cioè deve a questo progetto la sua grossa sostanza. È un altro fatto che questa Unione Europea è difficile da riformare, molto difficile, perché si è allargata molto e quindi si sono creati meccanismi non solo di numeri, ma anche di equilibri politici. Pensate a cosa ha voluto dire per la Germania questa forma di allargamento dal punto di vista del suo orientamento politico. Anche il fatto che ha dato questa Unione Europea ha puntellato i governi nazionali, perché se noi non avessimo questa Unione Europea saremmo in una crisi tale che probabilmente la stessa situazione di crogiuolo che c'era all'indomani della ipotizzata nel manifesto di Ventotene si potrebbe ipotizzare. Qui invece abbiamo un'inerzia, un establishment e un'inerzia del sistema che è molto difficile da rompere. D'altro lato è un fatto che questa Unione Europea è imprescindibile perché è l'unica, diciamo, ancora di consistenza, l'unico elemento di consistenza attorno a cui possono in questo momento trovare, come dire, strumenti in questo mondo globalizzato gli europei. Quindi è chiaro che è questa Unione Europea che va riformata ed è chiaro che per noi la comunicazione è molto semplice nel far capire come abbiamo bisogno di Europa, come questa Europa dà alcune risposte ma non riesce a darne altre e come noi abbiamo risposto di quelle altre, abbiamo bisogno di quelle altre risposte politiche. Perché come ricordava Draghi, questo è l'altro punto che io credo che tra noi debba essere ormai ritenuto innegabile, il modello economico e quindi tra virgolette politico su cui si è costruita questa Unione Europea non è più non funziona. Ecco allora che noi abbiamo bisogno di lavorare ed è per questo anche che per noi è così importante questo tentativo che nasce all'interno delle istituzioni europee e che viene portato avanti all'interno delle istituzioni europee. Così come è chiaro che per noi nell'andare a comunicare, nell'andare a pensare le nostre campagne, si tratta di dire la verità, si tratta di dire la verità, veramente, cioè noi, questo è il vero punto. Allora, noi abbiamo ora di fronte a noi un percorso un pochino a tappe, come veniva ricordato da Stefano. Possiamo, credo, oggi nel ragionare tra di noi dare per scontato che non avremo fino a marzo la decisione del Consiglio europeo e che quindi sotto questo aspetto abbiamo, come dire, alcuni mesi su cui lavorare su due fronti. Uno è quello appunto della,
del nostro modo di cercare di comunicare, di mobilitare anche dal basso sui temi di questa riforma, sulla necessità di questa Europa che ha bisogno di rifondarsi, sulla possibilità, perché noi dobbiamo insistere molto su questa cosa, cioè più che la valutazione, il fatto che è possibile, che è una battaglia che c'è e che su questa base noi dobbiamo raccogliere in qualche modo anche le forze intorno a noi. Perché finché diciamo che serve all'Europa, servirebbe, ma non corrisponde a niente che c'è di concreto nel processo, noi raccogliamo delle adesioni ideali, ma non delle mobilitazioni. Invece noi in questo momento abbiamo bisogno di raccogliere, di far capire che serve mobilitarsi per avere questo risultato, perché serve anche premere sulle forze politiche di opposizione come di governo, capire l'importanza e la centralità. Quindi sotto questo aspetto, tante delle proposte che sono già emerse, quella che ha scritto in modo dettagliato Nicola Ballinotto e che ricorda quell'azione che abbiamo fatto una decina d'anni fa, più o meno, a cui abbiamo aderito in tanti, sono tutte cose che vanno benissimo. Abbiamo avuto a Pavia il ciclista che è andato fino a Strasburgo facendo tappe, Maastricht, e portando dappertutto la proposta dei trattati, eccetera. Ora Antonio Longo ci riproponeva una cosa analoga. Va tutto bene, va tutto bene. La mia impressione è che noi abbiamo bisogno di due cose. Uno, di creare un buon coordinamento, e sotto questo aspetto vorremmo proporre anche una riunione ad hoc per discutere di queste cose. Già vi diremmo la data, che è il 12 dicembre alla sera dopo cena, per poter mettere bene sul tavolo tutte le proposte e coordinarle, ampliarle, perché poi c'è un livello europeo all'interno del quale non sottovalutiamo che c'è stata risposta sui Saturdays for Europe, e quindi questa formula va continuata, va ripresa e va aggiornata. L'altra cosa, direi, di base e di partenza, è che oggetto di queste nostre comunicazioni è appunto la necessità che la nostra Europa diventi davvero un centro di azione politica e di potere politico che ci permetta davvero di portare avanti quegli obiettivi a cui tutti tendiamo, perché sotto questa aspetto destra, sinistra, non cioè tutti hanno il problema di garantire stabilità alla società, livelli di giustizia sociale che poi possono essere interpretati diversamente, ma che comunque comportano anche appunto la pacificazione sociale o viceversa, l'avvio di stagioni di grandi tensioni se non si riescono a gestire i problemi. Quindi mettere in luce come ci sono convergenze di tutte le forze che hanno a cuore il bene dei cittadini, al di là dell'interpretarlo con sfumature diverse, c'è un interesse comune ad avere gli strumenti per poter fare effettivamente quelle scelte, quelle politiche che sono fondamentali. Quindi questo è uno dei due livelli. Questo precede anche il momento che poi ci sarà, e sarà però più avanti, perché i candidati li avremo più avanti, la competizione elettorale vera e propria inizierà più avanti, in modo da poter, come dire, confrontarsi con i candidati, proporre loro le tematiche, il confronto sul futuro dell'Europa, le nostre dichiarazioni di impegno che usiamo sempre. Quindi queste cose arriveranno un pochino più avanti. Fino ad allora, appunto, questa campagna più di comunicazione generale per far capire l'importanza della posta in gioco in questo momento nel processo europeo, e che dovrà essere anche al centro delle elezioni europee, è una cosa. E l'altra, lavorare appunto sulla classe politica, in particolare cercare di arrivare al governo italiano. Purtroppo c'è una grande debolezza di Forza Italia, che è la parte sicuramente pro-europea e più avanzata, ma è molto, molto, molto debole. Noi dobbiamo osare di più e cercare di arrivare in realtà ad avere un'influenza diretta sul governo, trovare delle interlocuzioni. Quindi sotto questo aspetto tutti i rapporti che noi abbiamo con chi ha peso all'interno delle forze di governo diventano veramente fondamentali. Abbiamo
alcune, come ricordava Stefano, già qualche primo passo, poi diciamo quando riusciamo a concretizzarlo lo condividiamo meglio, e incluso a livello parlamentare. E vi sapremo dire su queste cose, insomma, se effettivamente si riesce a fare qualche passaggio importante come comunque cerchiamo di fare. Ecco. Chiudo, ed è ora di chiudere, su un ultimo riferimento anch'io sul, diciamo, un po' il seguito rispetto al congresso, su alcune delle richieste. Io credo che sia importante che noi riflettiamo bene anche un po' sul modello di movimento e quindi di funzionamento degli organi statutari che vogliamo avere. E sotto questo aspetto non dobbiamo sottrarci al fatto di capire, insomma, se e in che modo noi funzioniamo creando un pensiero comune realmente. Ecco, questo è uno dei punti fondamentali. Forse c'è bisogno di... È arrivato Gianluca, eh? No, c'è. Comunque, questo è un punto su cui noi il dibattito rimane aperto. Sicuramente è importante che noi riusciamo a raccogliere la voglia di confrontarsi, di approfondire, di dibattere, che c'è giustamente nel movimento, trovare il modo per valorizzare al meglio i contributi di tutti. E questo io credo che effettivamente si possa, almeno come tentativo, insomma, poi le cose anche si migliorano man mano nello sperimentarle, che sia importante creare delle situazioni di approfondimento. Questa sulla comunicazione del 12 per poter discutere nello specifico di queste cose, ma lo stesso sarebbe utile e vorremmo provare a proporre anche un momento di approfondimento proprio sulle proposte che poi sono passate nel Parlamento europeo, quindi sui contenuti, insomma, possibili della riforma e sui punti appunto legati anche all'analisi degli emendamenti da fare ai trattati per ottenere effettivamente il passaggio e il salto di qualità. Ciao Gianluca. Benvenuto. Quindi questi sono sicuramente degli strumenti da mettere in campo. Rimangono alcune cose che per noi sono importanti sul modo di lavorare degli organi statutari, che non devono essere su modello europeo, su modello delle organizzazioni internazionali, che abbiamo sperimentato proprio per il fatto che sono organizzazioni che fanno da ombrello a realtà molto diversificate, in cui conta molto di più l'affermazione identitaria, in qualche modo, delle singole parti che compongono l'organizzazione, che non arrivare a un pensiero comune. E infatti l'UEF è un buon esperimento sotto questo aspetto, perché più si avvicina a convergere sull'analisi politica e più non funziona in questo modo così, come dire, di bisogno di presentare documenti che vengano analizzati, discussi, emendati sulla base ciascuno delle proprie identità e delle proprie differenze, in modo che poi si cerca un lavoro di composizione delle differenze, non tanto di pensiero comune, di affermazione o di prove di forza. Ecco, in generale questo è un consiglio, un'indicazione che mi sento di dare, che credo di condividere con Stefano, al di là che io la riesca a esprimere in modo chiaro oppure no, ed è quello che per noi il nostro bene prezioso è quello che abbiamo degli strumenti di democrazia interna tipici di un movimento che ha un obiettivo comune, una linea politica ampiamente comune e che quindi si può permettere di confrontarsi in modo molto libero, sentendo proprio con un dibattito partecipato e non con un dibattito precostituito e parcellizzato. E questo secondo me è un patrimonio prezioso da mantenere se non vogliamo appunto ridurci e avvicinarci a quei modelli in crisi sostanzialmente delle attuali forze politiche, addirittura delle,
delle organizzazioni più simile delle organizzazioni non governative. Questo è un ultimo riferimento che mi sembrava utile fare, e con questo chiudo.